a te e a tutti ciurma e benvenuti Reggio Chirini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E quindi, signore e signori, che dire, eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta abbiamo vissuto momenti parecchio concitati, direi. Abbiamo avuto la sfortuna di fare incontri nuovamente terrificanti e orribili con il Regeneradores, che per carità di Dio, o anche con i ragnazzi. Qualcuno di voi mi ha detto: guarda, ti avevo fatto prendere stordenti perché potevi utilizzarle per one shottare i ragni. E io ovviamente, ragazzi, mi sono completamente dimenticata delle stordenti. Vabbè, spero che mi serviranno d'ora in avanti, perché qualcuno di voi mi ha consigliato di potenziarmi il più possibile, in quanto d'ora in poi la situazione si farà ancora più spinosa. Come fare se è più spinosa di quello che è stato fino ad ora? Il punto, ragazzi, è che attualmente ho soltanto 36.000 pesetas, quindi non credo serviranno poi così tanto per potenziarci. Cioè, già solo per potenziare la potenza della Red 9 mi servirebbero 30.000 pesetas. Io credo, ragazzi, attualmente di non poter fare altro, purtroppo, quindi... Che il cielo me la mandi buona, ragazzi, auguratemi buona fortuna. Avevamo appunto trovato una scorciatoia per poter tornare qui nell'area iniziale, dove mi è stato detto che potrei effettivamente trovare l'ultimo emblema che sto cercando, cioè questo qui, ragazzi. Solo che dove cacchio è? Allora, se entro di qua, ragazzi, se entro in quest'altra zona, l'emblema si illumina, quindi probabilmente è da queste parti. Mi basta soltanto guardarmi un attimino intorno. Intanto apriamo questa, belle pejetas. Quindi probabilmente l'emblema è di qua, ragazzi. Eccolo là, lo vedo, eccolo, 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 signori miei. Tac, lo facciamo subito fuori, quindi sfida completata. Tra l'altro, allora, qui sembra non esserci più niente, quindi direi, ragazzi, che possiamo non perdere tempo e andare direttamente qui all'ascensore, dove temo che la situazione si farà un pochettino, appunto, cattivella. L'alba del morto vivente, uno strano cadavere è stato avvistato mentre camminava in giro. Sembra essere il risultato di qualche esperimento immorale. C'è qualcuno disposto a porre fine alla sua patetica esistenza? Sconfiggi il nemico speciale, il laboratorio di incubazione. Ve lo scordate proprio grandemente. Io in quella zona di merda non ci torno manco se mi pagate 1 milione di euro. Niente. Ma manco 10 milioni di euro. Ma manco 100 milioni di euro. Ve lo scordate di tutto. Arriva l'ascensore con la sua inesorabile e dannatissima lentezza. Chissà perché questa cosa non mi comunica niente di buono, signore e signori. Ashley, sta pronta, stammi incollata le chiappe. Tra l'altro so che la cosa ti piace, quindi approfitta per palpare le chiappozze di Leon. Andiamo. Benissimo. Ho una pessima sensazione. Stavo pensando, lavoriamo bene insieme, non pensi? Direi di sì. In che senso, vero? Scusa? Magari un giorno diventerò un agente come te. Che ne pensi? Potremmo proteggere il paese da qualsiasi minaccia. Tu credi? Beh, comunque, prima dobbiamo uscire vivi da qui. Senti, cosa? Sei noioso. Ma noioso direi a tuo padre. Ma che cioè, tu credi che essere agente sia questo? Sia uno spasso? Sia un gioco? Testina di minchia che non sei altro, guarda. La vorrei prendere a bottigliate dalla mattina alla sera. È veramente una stupida, vabbè. È piccola, ragazzi, è giovane, è incosciente, non si rende conto di tante cose. Quindi, allora, di qua non si passa. Entriamo di qua. Non vedo l'ora di fare incontri raccapriccianti. One granata frammentation, pejetas. E via così. Che devo fare? Devo andare semplicemente di qua. D'accordo, andremo semplicemente di qua. Spaccheremo questo. Polvere da sparo e polvere da sparo. Questo non si apre, quindi prepariamoci, perché non sappiamo umanamente cosa potrebbe mai aspettarci al di là di questa porta.
È permesso? C'è nessuno? Trasporto dell'ambra. Devo sottolineare l'importanza dell'utilizzo di estrema cautela nel trasporto dell'ambra dal sottosuolo del castello. Lavorate con estremo rispetto e obbedienza. È fondamentale che non disturbiate il sonno del sacro corpo. Di che corpo staremmo parlando? No, mi piacerebbe indagare, capite? Non so, ecco, cazzi di che cosa mia, parlavo, però. Miss. Cioè, sarebbe meglio non fare brutte scoperte all'ultimo, eh? Io questo intendo, per farmi i fatti del castello. Che lo domando. Mamma mia, allora, piantina gialla ci piace. Due scatole, pejetas e pejetas. E quel coso enorme, non lo so, non mi ispira, ma aspettiamo, ragazzi, prima di andarlo ad analizzare. Minerale di cristallo. Il cristallo. Rapporto sulle specie superiori. Mio carissimo Lord Saddler, esplodo di gioia nel riportarle queste ottime notizie. La produzione della variante superiore della plaga è ufficialmente in corso. Se tutto va secondo i piani, le assicuro che presto avremo raggiunto il nostro scopo finale. La plaga è davvero un organismo formidabile. Ha la capacità di vivere in qualsiasi vertebrato, che sia un uomo, un cane o persino un corvo. Non esistono altri parassiti simili sulla Terra. La variante superiore è particolarmente notevole perché può essere assimilata da un organismo senza causare danni al suo cervello. E quindi già, ragazzi, qui hanno fatto un passo avanti, perché ovviamente sì, comunque modifica l'organismo ospite, però non ne modifica le capacità mentali. Quindi un essere umano che magari si fa infettare da questa plaga superiore conserva le sue facoltà mentali, ergo può utilizzare e sfruttare la plaga a pieno senza però diventare scemo, in pratica. Nessuno può contrastare la vostra forza dominante, mio signore. Anzi, chi mai vorrebbe opporsi una volta fatta esperienza della gioia assoluta che deriva dall'assenza del libero arbitrio? Ma che tese fumato, compà. Ne sono la prova vivente, che ignorante che ero. Entro pochi giorni avrò finito di somministrare la plaga a tutti i ricercatori di alto grado e finalmente anche loro sapranno. Quando il vostro piano sarà compiuto, il mondo intero saprà. Annabel Garcia, Scudero, ricercatrice capo. Ah, è una tipa che si è bevuta completamente il cervello, quindi non è vero che questa plaga superiore intacca le facoltà mentali perché è diventata una scema. Però vabbè, dettagli pure questi. Allora, posso miscelare la piantina verde con quella gialla? E lo facciamo adesso, però direi di non usarla adesso, ma al bisogno, perché non si sa mai. E quindi, niente, va bene, andiamo ad analizzare sto pezzo di cacca secco. Ma che carini! Prostratevi tutti. Questo è il sacro corpo. La divina provvidenza è presto. Una benedizione profonda per tutti. Las Plagas. Benvenuti, figli miei. Io sono Osmund Saddler. Ah, piacere. Portavoce di nostro signore. Piacere. E chi cazzo se ne frega? Leon, quale affronto? Perché rifiutate la grazia? Ora concedi il tuo corpo. Obbedisci. Ma anche no, vecchio viscidone. Oddio. Ah, quindi li può controllare, ovviamente. Figlia mia, non fare resistenza. E scarica, grazie al cielo. Perdona questi peccatori. Il mio fedele discepolo infliggerà la vostra penitenza. Matte, si è accorto? Non avere timore. Dello schifo che c'è sul basso. Rinuncia al tuo corpo. E liberati per sempre dalla paura. Non è...
Già solo a guardarti mi viene paura. Come faccio a liberarmene, scusami, eh? Oddio, sti poveri cristi che stanno insacchettati peggio dei salami. E niente, ce la riprendono di nuovo. Oddio, da un lato non è che la cosa mi dispiace, se devo essere proprio sincera. Il problema è che ce la dobbiamo andare a riprendere un'altra volta, Dio santissimo. Bastardo. Che pallonze giganti. Vabbè, quindi qua dentro ci stanno. Cioè, questi suoi parassiti li hanno praticamente ripescati da Ambra, che forse ha tipo migliaia di anni o una roba del genere. Tipo le zanzare incastrate nell'Ambra di Jurassic Park, quelle dei dinosauri e robe simili. Comunque, ragazzi, ma che è? Pensate di potervi liberare di me così facilmente? Come vi sbagliate, cari miei. Facciamo così. Ecco. Facciamo saltare le teste fin quando è possibile. E oh shit. In quanti siete, tra l'altro? Dove devo andare? Prima di là, prima di qua? Che faccio? Sempre un po' difficile decidere. Magari li posso prendere di sorpresa dall'alto. Aspettate un attimo. Allora. Ma che hai incontrato? Non hai incontrato un caraco. Pezzo di merda. Come hanno fatto a vedermi da sopra? Da sotto, ragazzi, che stavo di qua, dai. Boom, bitch. Mamma mia, mi faccio saltare le teste come se non ci fosse un domani. Merdacce. E niente. Niente, allora, vabbè. Salta in aria, grazie a te. Vabbè, t'aspetto, dai, t'aspetto. T'aspetto qua sopra, famo così. Dai, è bello te, mamma, dai. Se lanci un po' più in alto, forse ti riesce il corpo. Magari ha preso poco da solo. No, è ancora lì. Vabbè, ubriaco, d'accordo. Intanto, scusa, raccolgo la mia roba. Polvere da sparo e munizioni fucile. Ci piace. Eccolo che arriva. Ah no, c'ha l'elmetto, bastardo. Wow, oddio, scusa amico. Non avevo intenzione di farti fare quel volo. Scusa bro. Scusa bro. Ah, perfetto, perfetto. Allora, c'è qualcun altro che ci aspetta di là? Mi sa di no, perché la musica sembrerebbe essere finita. Però qua dentro c'è qualcosa. Quindi polvere da sparo. Oh, il carissimo nano malefico. Qua possiamo aprire. Granata puttende. Cioè la granata puttende, ragazzi, c'è la puttenza. Sviluppo delle difese. Come richiesto, la riqualificazione dell'isola è in corso. Armi e altri equipaggiamenti difensivi sono stati installati per respingere intrusi arrivati da fuori. Quando avremo finito, l'isola sarà un'immensa fortezza. Queste difese non reggeranno sul lungo termine, ma dovrebbero resistere finché non portiamo a termine il nostro piano. Una volta compiuta la missione, saremo molto più vicini allo scopo finale di dominare sul mondo. Nessuno potrà opporsi alla nostra potenza. Jack Krauty. È proprio lui. Il caro Krauty è stato qui. E ci danno pegetas e pegetas e pegetas. Allora qua non ci dovrebbe essere più niente. Quindi famo una bella cosetta. Scendiamo direttamente da qua. Tac. Ammazza, attenta ai gabbi, Leon. Pegetas, granata puttende. Munizioni pistola. Pegetas. Che altro c'è? Munizioni pistola. Para papà. Qua dentro cosa abbiamo? Un bel forziere. Munizioni mitragliatrice. Continuano a darmi ste cazzo le cose. Io non l'ho comprata alla fine la mitragliatrice. Barra d'oro. Questa Eusti ce la pagherà fior fior di pegetas. Scatolina. Munizioni fucile, altre scatolosse da rompere, le mie già si sono rotte, pesetas e non mi ha detto cosa ho preso. Vabbè, sembrava munizioni comunque. Ah, sono ancora qua? Scusa, le ha prese? Perché me le segna sulla mappa? What the fuck? Ah, sono qua le altre, sono qua, va bene. Ma c'è altro che devo vedere prima di andare da quella parte? Allora, qua nulla, qua dentro c'è qualcuno per caso che ci aspetta nell'ombra? No, perfetto, vabbè, siamo riusciti da qua, fantastico. Va bene, quindi procederemo di qua, subito, immediatamente. Cosa abbiamo?
E tutte queste piastrine? Di quale sfortunata gente è? Fascicolo, Operazione Javier. In pochi ne hanno sentito parlare, anche tra i gradi più alti del governo statunitense. Non sorprende il fatto che l'operazione non sia stata resa pubblica. È stata condotta in segreto e poi sepolta. Questo perché è stata disumana. Tutto è cominciato nel 2002, quando una piccola unità delle forze speciali statunitensi è stata inviata in un'area del Sud America. La missione era infiltrarsi ed eradicare i cartelli della droga. Ci sono voluti diversi anni per preparare l'intera operazione, soltanto i soldati più elitari sono stati selezionati per partecipare. Non so quale sia stato l'esito della missione, ma conosco bene il destino di quei soldati. A quanto pare l'intera unità è stata spazzata via, ad eccezione dell'ufficiale comandante, il maggiore e non dai cartelli, bensì dagli Stati Uniti. Non poteva essere così difficile estrarre una singola unità. Sarebbe bastato un solo elicottero, ma per qualche ragione le forze armate non hanno agito, cioè praticamente li hanno lasciati là a crepà. Secondo alcuni la decisione è derivata da una lotta di potere ai vertici del governo. Altri sostengono che quelle direttive siano arrivate dall'ex presidente, ma probabilmente non sapremo mai la verità, perché è stato tutto insabbiato, come succede di solito, ragazzi. Ma di una cosa sono certo: il governo statunitense ha lasciato che quelle persone morissero. Giovani uomini coraggiosi che avevano dedicato la vita alla protezione del loro paese. Voglio che il mondo sappia di questo crimine, non per una mia responsabilità da giornalista, ma perché è mio dovere in quanto cittadino americano. Nota 1. Questo documento riguarda l'operazione Javier ed è stato scritto da un giornalista americano chiamato Nota 2. Questo articolo non verrà mai pubblicato. Ci siamo già occupati di Quindi qualcuno che aveva cercato di, insomma, fare luce su questa triste vicenda è stato praticamente ben ammazzato, ragazzi. Quindi Jest, st'operazione Javier doveva restare tipo assolutamente super segreta. Infatti, oddio, I'm waiting. C'è qualcuno che mi sta aspettando con tutto questo amore per scriverlo addirittura in roscio sulla mia foto. Non è che vi siete messi a fare cose con la foto mia, no? Perché, cioè, se no mi viene il ribrezzo, ma sarà il disgusto, vi prego. Polvere da sparo, questa non la posso prendere. Allora, facciamo una bella cosa, ragazzi, visto che abbiamo preso un po' di polvere da sparo, io direi di farci munizioni carabina e non posso fare altro per ora, va bene. Allora, intanto questa la posso prendere. E qua cosa abbiamo? Sei stato bravo ad arrivare fin qui in matricola. Ho preparato un campo di battaglia apposta per noi soldati, lavato col sangue di generazioni dei secoli passati. È il posto perfetto per porre fine a quello che è successo 2 anni fa. Sì, ma perché la dovete prendere con me? Cioè, io che c'entro? Rapimento di Ashley Graham, scritto tanto grosso. Fase 1. Partenza dal campus con il bersaglio. Ore 5, ragazzi, siete pronti? Scortare il bersaglio come al solito fino all'inizio della fase 2. Dovrebbero esserci altri 3 all'interno del veicolo, Baker incluso. Ore 6, l'unità di Ebol seguirà con un altro veicolo. Ore 7, pranzo al sacco. Continuare ad effettuare il solito percorso. Fase 2, fermare il veicolo con la scusa di un problema al motore. Trasferite il bersaglio al veicolo di Ebol. L'unità di Ebol cambierà percorso, sottomettere e legare il bersaglio, nascondere il bersaglio in un grande container. Fase 4, l'unità di Baker creerà un diversivo, l'unità di Harry si infiltrerà nel database delle investigazioni per disabilitare la rete. Fase 5, incontrarsi al punto K9 e trasferire il carico sulla nave. Va bene, quindi hanno fatto tutto, raga, un programmino tipo quando si va in gita, no? La gita ti davano il foglietto con scritto ore 9 se parte, ore 10 prima sosta l'autogrill per pisciare cacà, poi ore 12 arrivo, pranzo al sacco, consuma il pranzo a sacco, consumazione. E di solito ammazza che scia di sangue. Ma non fate ste porcherie, cioè non è igienico. Vabbè, intanto spacco questo. Polvere da sparo e piantina rosa. Cioè non posso prendere più un cazzo. Allora, visto che ho preso l'altra polvere da sparo, mi creerò munizioni fucile, così magari si crea un attimo un posticino per poter prendere questa pianta rossa. Sembrerebbe di sì. Cos'è sto rumore? Cosa sono sti rumori? I corvacci del malaugurio che fanno le cornacchie. Quindi polvere da sparo, raga, mi stanno dando quantità industriali di polvere da sparo. Io non so quanto questa sia una buona notizia, ovviamente. Ragazzi, state calmi. Qua non c'è un cavolo. Mazza, bello sto posto, eh. Hai completato carissimo una richiesta, Eusti, vero? Certo, amico, certo, ce l'ho fatta. 5 spinelli, dai, è tutta. Allora, ragazzi, vendiamo ovviamente barra d'oro e minerale di cristallo. Io penso che queste piccole chiavi ormai le possiamo vendere, visto che sono qua. Quindi vendiamo tutto ciò. Dopodiché combiniamo, ragazzi, questo bello smeraldo verde nella collana. Per cui adesso è al massimo.
Benvenuto. Stai zitto, Eusi, stai zitto. Per ben 43.500 pesetas, ragazzi. Non so se a questo punto vendermi pure questi zaffiri, perché non so se troveremo altri oggetti in cui poterli incastonare. Però vabbè, per adesso vendiamo questa e potenziamo qualcosina. Sono indecisa, ragazzi, perché ovviamente le pesetas non sono tantissime. Non vorrei fare l'acquisto sbagliato. Direi di potenziare allora la capacità intanto dello striker. Così sono tutti a livello 2 più o meno, tranne ragazzi lo Stingray, che ho portato già a livello 4 la potenza. Quindi dai, ci siamo, potenziamo la potenza dello striker, ragazzi, perché comunque sono cose importanti. E la velocità di ricarica può essere comunque importante, quindi potenziamo quella dello Stingray, quella dello striker e quella della pistola. Ah, vendiamo queste munizioni per mitragliatrice, ragazzi, tanto comunque non me ne faccio nulla. Ebbene così, direi che ho fatto tutto il possibile, salvo la partita. E quindi è arrivato il momento di procedere. Questa zona, vi devo dire la sensazione che mi dà, non mi piace per niente, ma proprio per niente. C'è per caso qualcuno che mi aspetta da queste parti? Chiedo per arrivarci preparata, tutto qua, vabbè, andiamo. Oddio, no. No, aspetta un attimo. Oh, qua no buono. Eccolo là, Krauti. Oh, sei in pena per la ragazza, non è vero? Ok. Sei sempre il solito. Hai una scarsa capacità di giudizio. Ma se pensi che ti lascerò uscire da qui vivo, sei ancora più ingenuo di quanto pensassi. Non puoi salvarla. Sapete, me lo aspettavo. Tu non puoi salvare nessuno. Farla finita, Krauser. Fare il lacchè di questi fanatici non ti ridarà gli uomini. E a che cosa serve? Una vendetta contro il governo? Pensi che vorrebbero questo? Vendetta? Tu pensi che faccia tutto questo per vendetta? Allora dimmi, perché lo fai? Vedi, in quella giungla ho avuto una rivelazione. La cosa più importante in questo mondo è il puro, pieno e assoluto potere. Ok, sei diventato pazzo anche tu. Sei sempre stato uno stronzo. Ma almeno prima avevi un codice. Avevi onore. E guardati adesso. Basta coi ricordi. Muovi il culo e apri il fuoco, soldato! Eccolo là, ok. Ok. Mi ricordavo che quest'area avesse qualcosa di antipatico, ragazzi. Oh cavolo. Oh cavolo. Che problemi hai? Che ci fai con quello? Oh. Un cazzo. Minchia, raga, mi farà saltare in aria, Dio santissimo. Cos'è quell'arco? Lo voglio pure io. Oh. Ok, cerchiamo di colpirlo il più possibile. Oh, boom, bitch. Scusa, amico, scusa, ti ho fatto male. Oh. Stia buono, capo. Stia buono. Mamma mia. Sta giù. Omone. Stupido Krauti. Ecco, niente, mi devo ricordare, ragazzi, del parry. Che cazzo. Aia. Oddio. Aspetta, 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 perché non ero pronta. Addio. Ragazzi, è terribile. Cioè, è terribile. Krauti, ah, Krauti, mo me fa il culo, ragazzi. Usiamo questa. Intanto, oh, oh, dove vai? Oh, shit, pezzo di merda, che mi atterri così? Va un po' indietro, se faccio così. Oddio. Ah, mamma mia, meglio se ti sbrighi. Meglio dei... Che fine ha fatto la ragazza? Meglio dei migliori prestigiatori che scompaiono in un lampo. Stavo a dire.
È meglio che ti sbrighi. Come ci arrivo alla ragazza? Ah, passando di qua, ovviamente. Ah, pure io faccio certe domande del cazzo. Sì, aspetta che devo soltanto trovare la strada per arrivare di sopra. Devi avere un attimo di pazienza, figlio mio. Allora, questa, ragazzi, sarà un po' una rottura. Quindi polvere da sparo. Teniamo premuto per aprire ovviamente la porta. Intanto io mi sto sciogliendo, ragazzi, perché questi giorni sta facendo veramente troppo caldo. Però anche quelli sono dettagli. Ovviamente qua sopra c'è qualcosa di utile. Sembrerebbe proprio di no. Quindi possiamo scendere e andare. Crowdy, non mi fa sorpresine. La battaglia nella giungla. Siamo sopravvissuti a stento. Segui allora l'istinto, non pensare. È la prima cosa che mi ha insegnato. Questo posto è una trappola gigante. Non posso affrontarlo così. Oh! Assoreta! Mannaggia santa, raga. Allora, se mi deve fare queste sorpresine vicino a questi laser, posso tipo crepare, mi sa. Io non so se ci passo qua sotto, però, eh. Non vorrei dire, ma io mi sa che non ci passo qua. O ci passo? Proviamo. Va bene, va benissimo. Tutto me è assolutamente meraviglioso. Mi sa che mi tocca usare lo sprayino medico, ragazzi. Non ho alternative. Che situazione di cacca. Allora, misceletta di piante possiamo fare. La teniamo pronta per la prossima evenienza, sperando di non doverla usare, ovviamente. Anche se a questo punto, allora, non so cosa fare io per passare qua su. A morire, matricola. No, no, no! Ci mancava la trappola per orsi dei miei coglions. Raga, ma come passo qua sotto? Lui non si può allungare, che faccio? È uno scherzo del piffero. Ah, ok, ecco, posso far così e farle esplodere direttamente, ovviamente. No, perché sennò, raga. Oddio. Oddio! No, raga, no, 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 no! No, raga, dai, ma pure questo ascensore, ma che palle! Cioè, è una situazione del ca, eh? Ma proprio terribile questa. Oh, proprio, sì, ma posso distruggerla? Ok, ma forse le disattivo solo temporaneamente. Temo. Quindi facciamo così. Questa non la faccio esplodere qui. Ok. Quindi recuperiamo la freccia. Sono ben addestrato alle operazioni notturne, ricordi? Sì, che vuoi? Un applauso? Che te devo fa? Ok, recuperiamo la freccia in fretta. E vabbè, sì, le mette completamente fuori uso, va bene. Allora, un bel respiro, ragazzi. Calma e sangue freddo, perché è veramente una cacca tutto ciò. Qua c'è sta la trappola del mio... Oddio, faccio subito. Ok, facciamo attenzione. Ok, per una volta sono riuscita a evitarne una. Basta che continuo a guardare per terra, perché probabilmente ce ne saranno anche altre. Ma vai a fanculo. Cacciati le palle. Sei ancora vivo, eh? Sei fortunato. Ah, bello, ma con chi credi di stare parlando? Io sono Leon S. Kennedy. Un fenomeno fra i miei. Quindi, scatolina. Munizioni e pistola, che sono le uniche che non ho usato fino a mo'. E va bene. Di qua che abbiamo una scatola anche. Pejetage, e va bene. E andiamo avanti allora. Assoreta. Chi vuoi che insulti per la prossima volta? Sei stato bravo a sopravvivere fino ad ora. Sarei morto se avessi continuato ad ascoltarti. Ah, bello, pure io c'ho l'arma a distanza, eh. Spara quanto vuoi, merdaccio. Arriva per i codardi e per gli incoscienti. Tu cosa sei? Spara pure, spara pure, glielo merda. Chiederò quando arriva. Ti sei nascosto? Posso avanzare? O aspetto di esplodere fra un attimo? Hai fatto tutti questi preparativi per me? Non dovevi? Devo solo farti sentire speciale, ragazzini. Ok, avanti tutta. Cerchiamo di continuare a procedere. Oddio, l'ho mancato! Oh, shit! Aspetta, aspetta, Graudi, parlamone un attimo. Noi eravamo compari, no? Noi eravamo amici. Amici, ricordi? L'ho mancato di nuovo!
A sore dai, a mamme da. Mannaggia santa, Lio, muoviti. Sto per morire. Usiamo la misceletta. È l'ultima che ho. Nell'ultima che ho. Papparappapapopo. Piacciono queste frecce? Sì, guarda, le adoro. A te questi? Vaffanculo. Mannaggia, regà. Ok, cerchiamo di stare attaccati il più possibile. Ok. Farai meglio a darti una mossa. In faccia, merda. Alla ragazza. È quello che sto cercando. Che è quello che non vorrei fare, guarda. Se proprio te la devo dire. Andiamo. Hai superato l'esame a pieno. Medaglia. Ok, pianta verde, che culo. Possiamo crearci un'altra miscela, ragazzi. Facciamolo subito. Ok. Ah, ma aspettavi, guarda, mi ha aperto pure il cancello, che gentile. È finita, soldato. Niente, allora, mi sono fatta sparare tipo malissimo, ma spero che questa cosa sia servita a qualcosa. Cazzo! Cazzo! Minchia, non le passi i trucchetti di merda. Mannaggia, devo riusare la miscela, ragazzi. Oh! Oh! I tuoi trucchetti non funzionano. Ah! Minchia, il parry, mannaggia a me! Colpisci, vai! Due lati della stessa mente. Forse per questo non andremo. Oh, sei una merda! Sei arrivato fin qui, ma non hai imparato nulla. Vuol dire che sono davvero. Oh, oh, no, 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 no. È un complimento. No, 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 no. Abbiamo scelto percorsi diversi. Aia. Raga, sto per morire di nuovo. Non ci posso credere. Non c'ho più miscele. Ah. Sono nella merda. Sono nella merda, ragazzi. Sei stanco, Krauser? Oddio, si è tolto il cappellino. Migliaia. No, non te spogliate, prego. No, 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 no. No, lo spogliarello non l'ho richiesto, grazie. Troppo tardi. Oddio. Le palle per fare ciò che è necessario. Sai, forse c'hai ragione. Questa è la differenza che c'è tra te e me, matricola. Perché quell'artiglio mi fa abbastanza paura, se te la devo dire tutta. Ecco, ma ho dovuto far precipitar, bastardo. Di finire. No, 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 no. Al buio ve lo scordate, ragazzi. Dai. No, non ammiro un cazzo. Non c'ho niente. Non c'ho niente. No, al buio no, ma dai, che bastarda. Dai. Ah! Ah! Rido fortissimo. Ma decapitato in 448. Oh shit. Raga, questo mo è testa, è un guaio. Ma allora, se uso tipo questa può essere efficace contro lo schifo? Secondo voi? Sì, però la dovevo lanciare prima. Mannaggia a me. Ok, calma, calma, perché non ho cure e sono a zero praticamente con la vita, quindi in situazione più di merda non me potevo ritrovare, ragazzi. Che cosa fantastica. Allora, è che non lo so se può essere utile, visto che gli è uscito l'arto infetto. Vieni, bello. Sì, vabbè, troppo presto, ma vaffanculo, va. Regà, non so che fa veramente. Sei rimasto lì? È stato bello vederlo immobile. È stato bellissimo per un attimo. E poi mi ha colto di nuovo di sorpresa.
queste belle sorprese, caro Krauti. Non me le puoi fare perché, cioè, capito? Rimango troppo... Sono nella cacca, ragazzi. Hai proprio perso la testa, Krauti. Nella cacca pupù, diciamocela tutta. Non serve un cazzo. Non serve un cazzo, praticamente, chiaro. Mi sa che non tutto serve a niente perché... Io... Okay. Oh, grazie al cielo. Grazie al cielo, regà, mi hanno dato due piante verdi. Allora, non so se è stato un caso o se... Ah, se sono resi conto della situazione di merda in cui ero. No, 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 raga, io non lo posso fare questo. Congratulazioni per aver trovato la fede. No, 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 al buio no. Solo la potenza è reale. Che palle. Intanto mi sto tipo sciogliendo, ragazzi. Allora, facciamo un'altra miscela. Questa è pure la tensione, ovviamente. Usiamola tipo now. Andiamo avanti. Io non so più cosa aspettarmi. Cioè, sono abbastanza preoccupata. Pesetas e polvere da sparo. Posso crearmi altre munizioni per fucile? No. Va bene. Oh cazzo, e dai, ho premuto per schivare. Oddio, andiamocene. Caro mio, è reciproco, sappilo. Ok. Altra piantina verde, granata frammentazione e piantina rossa, perfetto. Ripeto, io non so se questi craft, ragazzi, queste, insomma, questi spawn, ecco, delle piante sono casuali o se sono dovuti veramente alla situazione tragica in cui uno si ritrova. Quindi andiamo su, 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 sempre più giù. Merda. Ecco fatto. Te pareva? Abbiamo ancora finito. L'ultima lezione inizia proprio adesso. No, ora te la do io una lezione. Leon, hai visto le mani che ha? Avanti, matricola! Hai notato? Che mani che ha? Io non farei tanto il gradasso se fossi in te. Allora ragazzi, sì. Allora, la cosa positiva è che ovviamente ripartiremo da qua, immagino. Quindi proviamo con la stordente. Serve a qualcosa? No. Allora, ovviamente lo devo colpire quando non si copre con la manona schifosa. Via, colpisci, vai. Allora, fermi. Con calma. Mannaggia. Allora, se salgo cosa succede? Se vado su, ovviamente lui mi seguirà. Munizioni fucile, ragazzi, e munizioni carabina. E vai! Come farsi esplodere la testa! Dalla manona del caro Krauti, ma che bello. Allora, ragazzi, io sono abbastanza preoccupata. Perché questa situazione, perché la vedo parecchio complicata questa boss fight, accidentaccio. Andiamo! E quindi è un bel macello, ragazzi, è davvero un gran bel macello. Non mi tocca! Ok, vai. Profittiamo. Devo cercare, ragazzi, di colpirlo il più possibile. Di non farmi colpire, possibilmente. Ok. Cerchiamo di stargli lontano. Corri. Non riesco a vedere la verità. È bello, mo sei andato là. Oddio. Non possono proteggere noi. Oddio. Beh. Non ci sarà più nulla da proteggere. Maledetto. Un tempo l'avresti capito. Via. Allora. Oh shit, non mi toccava, maledizione. A te con le tue manacce schifose. Allora, raga, mo spara con sta cazzo le carabina e... È un guaio. Niente. Continua a colpirmi. Scendi, cazzo. Ok, schiviamo. Io proporrei di continuare. Assoreta! Solo una cosa
continuerà a fare sotto e sopra, stavo a dire, ma non serve un cazzo, ragazzi. Allora, usiamo questa miscela che abbiamo. Dobbiamo incrociare le dita, ragazzi, e sperare bene. Oddio. È ora di farlo. Ok, prendiamo quello che c'è, che ho preso, pianta verde, risorse. Vediamo una volta per tutte chi è. Ok, attenzione. Aspetta, maledetto pezzo di merda! Non mi ucciderei di nuovo così. Che guaio, raga, che guaio, che guaio. Oddio, adesso salta. Adesso salta! Sei una merda, sei. Oh! Via, 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 saliamo, saliamo, saliamo. Oddio, che guaio, raga. Oddio, che guaio. Oddio, l'ho colpito ai piedi. Tipo alle caviglie. No, raga, non c'ho più colpi. Allora, munizioni carabina. Forse sarebbe stato meglio, ragazzi, fare quelle per fucile. Va, vaffanculo, maledetto bastardo. Ok. Quanto durerà questa boss fight? Scendiamo. Troppo. No, non te parare, bastardo di merda. Oddio, libera, libera, libera. È inutile. Oh. È possibile che sia il colpo di grazia? È possibile? Ditemi di sì. Mi sembra un po' improbabile, sinceramente. Fa quello che devi fare. Sì, ma ti rendi conto che mostro sei diventato, amico? Ma Leon non lo può fare. Ti ho addestrato bene. Leon. Senza dubbio, maggiore. Allora, ragazzi, parliamone. Mi è andata veramente bene, direi, comunque. Alla fine, coltello d'assalto, suppongo che questo sarà tipo indistruttibile, una roba... No, 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 ce l'ha la barra, insomma. Ma mi è andata bene, ragazzi, perché stavo rimanendo senza munizioni e non avevo più cure, quindi anche in questo caso... Ma è andata proprio alla grandissima. Ma che belle notizie. Ditemi che c'è un Eusti qua nelle vicinanze, nei paraggi, perché non ho la minima intenzione di rifarmi tutta sta roba, assolutamente. Oh, povero Leon, si porta la nostalgia nel cuore. Ha dovuto uccidere il caro vecchio Krauti. Sì, ma si era trasformato in un mostro inguardabile, Leon, Non te fa troppi scrupoli, insomma. Era diventato uno stronzone. Sì, e qui finisce il capitolo, signore e signori. Ovviamente il salvataggio è d'obbligo, per cui riprenderemo da qui. Inizieremo il capitolo 15 la prossima volta. Io ormai effettivamente non so quanto manca la fine, ma forse non dovrebbe mancare tantissimo. Ovviamente questo me lo direte voi, ragazzi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.